Questa mattina il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, in particolare il gruppo di Nola, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia Napoletana nei confronti di quattro soggetti gravemente indiziati di far parte di un'associazione a delinquere con base nel capoluogo partenopeo dedita al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Nel corso dell'indagine la polizia giudiziaria aveva già proceduto al sequestro di 2 tonnellate di sigarette ed aveva tratto in arresto in flagranza di reato altri 2 soggetti. Le attività investigative avviate nel 2018 hanno portato alla ricostruzione dell'operatività di un gruppo criminale con base prevalente a Napoli, storicamente dedito al contrabbando di sigarette. Le consegne avvenivano in orari notturni o alle prime luci dell'alba, confidando in un numero minore di controlli da parte delle forze dell'ordine. La merce, proveniente dall'est Europa, raggiungeva il territorio campano a bordo di auto articolati e successivamente il carico veniva distribuito su autoveicoli in modo da frazionare il quantitativo trasportato e conseguentemente ridurre il rischio di subire grossi sequestri. Nonostante le cautele adottate dai contrabbandieri, le indagini delle Fiamme Gialle hanno consentito di individuare il luogo di stoccaggio degli illeciti carichi, un garage privato situato a Grumonevano, e di sequestrare 2 tonnellate di sigarette.